What the money feeds is... Il denaro alimenta una sorta di spirito di emulazione. Gli atleti da Red Bull ricevono un sacco di soldi e si sentono delle star. E questo è contagioso, perché quelli che li ammirano poi vogliono diventare come loro. Red Bull è sinonimo di sport estremi, la bevanda che ti mette le ali sponsorizza imprese ad alto rischio. Ma cosa succede quando la prodezza non riesce e magari ci scappa il morto? Viaggio alla scoperta del lato oscuro del Toro Rosso. Ho visto il fulmine penetrarmi nel braccio, questo qui. Mi sono visto tutto blu elettrico. Ho visto soltanto un bagliore bianco e viola. Non ricordo altro. Blu, bianco e giallo. La luce, la forza del fuoco. La forza del fuoco. Un momento forte, impresso nella memoria. Essere colpiti da un fulmine è un'esperienza che segna vita. Per fortuna in Svizzera le vittime sono pochissime, ma chi sopravvive a questo incontro ravvicinato se lo ricorda per tutta la vita. Buonasera e benvenuti a Falò. Immagini spettacolari, adrenalina che scorre, atleti che fanno cose incredibili. Red Bull ha creato una vera e propria cultura dell'impresa al limite dell'impossibile, dello sprezzo del pericolo. Ma l'abbiamo detto nel sommario. Che cosa succede quando le cose vanno storte? Beh, ce lo raccontano amici e parenti di atleti che sono morti durante un'impresa fallita, durante uno stunt che non è riuscito. Il lato oscuro del Toro Rosso però va al di là delle storie personali di questi atleti per raccontarci il rapporto tra sport estremi e guadagni pubblicitari. Zurigo, novembre 2009. Lo stuntman Ueli Gegenschatz si lancia dall'alto della torre Sunrise. La gente filma la scena con il cellulare. Applaudivamo, tutto sembrava andare bene. Improvvisamente ha perso quota ed è caduto sul tetto sottostante. Ueli Gegenschatz cade al suolo e muore a causa delle gravi ferite riportate. Ero sconvolto. Orribile. Il salto era uno spot pubblicitario della Red Bull. È il simbolo insopportabile del cinismo e della perversione di questo tipo di marketing. Red Bull spende miliardi in pubblicità e non ha concorrenti in questo tipo di marketing. La bevanda che dovrebbe mettere le ali è presente sulle televisioni di tutto il mondo, ma soprattutto su internet. Le immagini sono manipolate digitalmente per conferire un'aura celestiale alle icone pubblicitarie, come quella di Felix Baumgartner, l'uomo che si è lanciato dalla stratosfera. O di Sebastian Vettel, il campione del mondo di Formula 1. Gli eroi dell'universo Red Bull spingono ad andare oltre i propri limiti, in modo sempre più estremo. Questi video destinati ad un pubblico giovane lo dimostrano. Se ci credi veramente, tutto è possibile. Come
Con Red Bull tutto sembra possibile. Gli sport estremi sono la punta di diamante delle sue campagne di marketing e gli incidenti spettacolari ne fanno parte. Sul sito internet di Red Bull vengono presentate le immagini di quelli non troppo gravi. Gli incidenti seri si trovano solo esplorando la rete. Ma anche qui è praticamente impossibile trovare immagini degli incidenti mortali. Se ci sono, l'azienda le usa per farsi pubblicità, come nel caso dello sciatore canadese Shane McConkie, con un film dal titolo McConkie, la vita è una sola, vivila. Abbiamo indagato su 6 casi di incidenti mortali associati alla Red Bull. McConkie è morto. È vero? Non è un problema per lei? Mi scusi. Red Bull sponsorizza anche corse di moto per giovani. Nel 2008, durante una di queste corse, muore Toriano Wilson, a solo 14 anni. Nessun video ufficiale di Red Bull menziona l'accaduto, ma su internet abbiamo trovato un video dell'incidente girato con un telefono cellulare. Su questo sito si vede che Red Bull è lo sponsor ufficiale dei Winter X Games, i giochi estremi. Ma non si parla della morte di Caleb Moore, morto nel gennaio del 2013 in piena diretta televisiva. Durante l'evento sportivo si feriscono gravemente altri 5 atleti, tra cui il fratello Caleb. Un'altra vittima è Eigo Sato, un X-Fighter di Red Bull. L'atleta giapponese muore nel febbraio 2013 durante un allenamento per il Red Bull Tour. Aveva 34 anni. È una vergogna. Possibile che non abbiano un po' di creatività, che non siano in grado di elaborare una strategia di marketing che non spinga gli atleti a rischiare la vita. Vogliamo intervistare il proprietario e fondatore di Red Bull, Dieter Mateschitz, ma riceviamo un rifiuto. E nessun altro è disponibile per un'intervista. L'email dell'assistente di Dieter Mateschitz si chiude con un cordiali saluti da Fushelam Si. È in questo piccolo villaggio di 1500 abitanti presso Salisburgo che ha sede la multinazionale. Sulla facciata nessun logo. Davanti all'edificio ci imbattiamo negli agenti di sicurezza. Non avete il diritto di filmare l'edificio. Chi lo dice? La direzione di Red Bull. Ma questo è il suolo pubblico. Potete filmare laggiù, ma non qui. Se non ve ne andate subito, sarò costretto a chiamare la polizia. Abbiamo accesso a Red Bull solo tramite il suo sito internet, che presenta l'espansione mondiale e il successo della marca. Sul sito, però, non è possibile porre domande critiche. Secondo le cifre ufficiali, nel 2013 Red Bull ha venduto 5,3 miliardi di lattine. La produzione della bevanda è esternalizzata. Red Bull è innanzitutto un'impresa di marketing. Il successo commerciale di Red Bull è notevole, soprattutto per un paese piccolo come l'Austria. Dagli anni 90 la sua espansione è stata folgorante, superando ogni aspettativa. Un caso senza precedenti. L'uomo che controlla le redini dell'impero Red Bull è Dieter Mateschitz. Durante un viaggio in Thailandia scopre una bevanda energizzante chiamata Kretin Deng, che significa toro rosso. Da qui Red Bull. Mateschitz ottiene la licenza e lancia il prodotto. All'inizio solo in Austria, poiché i paesi vicini gli negano l'autorizzazione.
Per quanto ne so, Red Bull è stata vietata in Germania per via di uno dei suoi componenti, la taurina. Correva voce che Red Bull contenesse un concentrato di testicoli di toro o tracce di una sostanza stupefacente non del tutto legale. Comunque sia, con Red Bull non si poteva attraversare il confine, ma in Baviera la gente ha iniziato a contrabbandare casse di Red Bull. È così che la bevanda si è guadagnata la fama di prodotto stupefacente. Così si presenta ancora oggi Red Bull sul suo sito internet. Una bevanda un tempo proibita, controversa, miracolosa. Red Bull mette le ali. Una bevanda che vi mette le ali e vi spinge all'estremo. L'idea era questa: bevete Red Bull e vi sentirete in forma, potrete realizzare le imprese più folli. Sin dall'inizio Mateschitz ha cercato di legare la sua immagine agli sport estremi, che allora erano in piena espansione. Il mondo di Red Bull è accessibile gratuitamente su internet e promette di superare ogni limite. Continuo a chiedermi quanto sia possibile andare oltre. Red Bull ha messo a punto una strategia di marketing originalissima. Non c'è un'altra impresa che osi esaltare le virtù di una vita piena di pericoli come fa Red Bull. Red Bull ha sviluppato una rete a livello mondiale, assicurandosi gli atleti migliori. Lo svizzero Ueli Gegenschatz era uno dei veterani del team di Red Bull. È lui che ha scoperto la valle di Lauterbrunnen, che ha trasformato in un centro di base jumping per sé e il suo sponsor. Da allora, questo piccolo villaggio del Canton Berna è diventato la mecca dei base jumper del mondo intero. Una teleferica porta gli atleti in cima a una parete rocciosa di 720 metri, a strapiombo sulla valle. Martin Schürmann è un abitué del posto e conosce bene la parete. È il costone roccioso più alto, il più accessibile. Ma è tutt'altro che facile. La parete è bombata, bisogna prendere un certo slancio, altrimenti dopo i primi 4 secondi di salto ci si fracassa sulle rocce. La parete di Lauterbrunnen attira decine di giovani anche d'inverno. La marca, in effetti, è riuscita a fare di questo posto un mito per una generazione drogata di adrenalina, la generazione di Red Bull. Per la guida alpina Martin Schürmann, questo è già il terzo salto della giornata. Lo sport estremo fa parte della sua quotidianità. Cosa pensa quando si butta? Non molto. Cerco di godere il volo, di volare come un uccello. Non ha paura? No, provo rispetto. A questo punto sarebbe fuori luogo avere paura. Una corda installata sul trampolino aiuta i base jumper a mettersi in posizione. Sono più di 40 i jumper che sono morti buttandosi da qui. Per questo Lauterbrunnen è soprannominata la Valle della Morte. Martin Schürmann indossa una tuta alare che consente di raddoppiare il tempo di volo prima di dover aprire il paracadute. Oggi è andato tutto bene. Il salto di Martin è stato perfetto. Non come quello di Ueli Gegenschatz, il base jumper professionista di Red Bull. I suoi amici ancora non si capacitano dell'incidente che gli è costato la vita. Era un perfezionista, faceva tutto a regola d'arte, anzi era ancora più preciso degli altri. Come spiega l'incidente? Come guida alpina ho assistito a parecchi incidenti e so per esperienza che i fattori che entrano in gioco sono molteplici. Il giorno dell'incidente non ero presente, quindi non posso dire niente di preciso. Le condizioni meteorologiche erano pessime. Impegnarsi in imprese così è come attraversare la strada senza guardare. Un bel giorno ti investe un'automobile.
Se fai del base jumping, devi essere concentrato al 100% e prendere ad ogni salto ogni precauzione possibile. C'è chi dice che Gegen Schatz è saltato su pressione del suo sponsor, ma questo non lo sapremo mai. Zurigo, novembre 2009. Insieme a Sunrise, Red Bull prepara uno show spettacolare e pericoloso per pubblicizzare in Svizzera l'abbonamento Red Bull Mobile. Il gigante austriaco entra così sul mercato della telefonia svizzera, ma è già presente in molti paesi europei, come pure in Sudafrica e in Australia. Red Bull ha una strategia espansionistica e crea un universo globale attorno ai suoi prodotti perché siano presenti in tutti gli ambiti della vita. Gegen Schatz doveva lanciare la nuova campagna di Red Bull saltando dalla torre Sunrise, alta 88 metri. A quell'epoca Gottardo Pestalozzi era portavoce di Sunrise. Ci hanno detto che quel giorno avrebbe avuto luogo un evento speciale legato alla nostra partnership con Red Bull. Noi del servizio stampa eravamo contenti di avere Ueli Gegenschatz. Ueli Gegenschatz era uno dei 500 atleti al mondo sotto contratto con la Red Bull. Ma è impossibile sapere quanto guadagnano. La multinazionale austriaca si rifiuta di dirlo. Il campione di sci del Liechtenstein, Marco Büchel, era il migliore amico di Gegen Schatz. Il cervello ti dice che non puoi farlo, perché rischi la pelle. Ma la ragione ti rassicura. Indossi un paracadute, cosa mai può succedere? È un momento di grande intensità quando il corpo si china in avanti per lanciarsi nel vuoto e non c'è più possibilità di ritorno. Ueli Gegenschatz si lancia dalla torre come se avesse le ali che ti mette Red Bull. È questo il messaggio che l'azienda vuole trasmettere. Era dal 1995 che il base jumper faceva parte del team di Red Bull. Anche Danny Neath è uno sportivo estremo. Quello che affascina è la scarica di adrenalina, il mettersi alla prova in imprese che sembrano impossibili. È una sensazione bellissima che crea dipendenza. Mancano pochi secondi prima del grande salto. Gegen Schatz esita. Ha valutato la situazione diverse volte. Avevamo l'impressione che volesse controllare le condizioni del vento per decidere in che direzione saltare. C'erano delle raffiche di vento, è chiaro che era rischioso saltare in quelle condizioni. Gli amici di Gegen Schatz hanno analizzato i video, fotogramma per fotogramma. Salta molto bene e apre immediatamente il paracadute. I piedi oscillano in avanti, ma questo è normale. Ci vuole un attimo di tempo per controllare il paracadute. Secondo me però la torre è troppo bassa. 88 metri da terra e solo 64 metri dal tetto sottostante. Estremamente poco, estremamente spettacolare. Gli è mancato mezzo metro, non di più. Urtando il cornicione, Ueli si frattura il bacino e quando si schianta al suolo, si ferisce gravemente alla testa. I medici hanno comunicato che aveva riportato delle ferite molto gravi e che aveva poche chance di cavarsela. Ueli Gegenschatz muore due giorni dopo. Red Bull annulla la sua campagna pubblicitaria e rimuove tutti i manifesti su cui figura un paracadute. Non è stata una buona pubblicità per l'azienda ed è nata la polemica. Gegenschatz non ha preso tutte le precauzioni come faceva di solito? Il fatto che fosse sotto pressione non costituiva oggetto di indagine da parte della polizia, perciò il procuratore ha chiuso rapidamente il caso.
Restano aperte le questioni di fondo. Gegenschatz ha subito o meno delle pressioni da parte di Red Bull riguardo al cachet o agli impegni futuri? Per prima cosa abbiamo contattato Sunrise. Hanno risposto di essere dispiaciuti per il tragico incidente, ma che l'evento è stato organizzato da Red Bull. In effetti l'evento è stato organizzato ufficialmente dalla filiale svizzera di Red Bull, la cui sede si trova a Baar, nel canton Zugo. Gli uffici sono ubicati in un centro commerciale. La nostra richiesta di intervista viene rifiutata. Ecco la risposta della responsabile del marketing. Ueli è presente nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Continueremo a lavorare con i nostri atleti perché possano concretizzare le loro visioni e realizzare i loro sogni. Anche la sede centrale austriaca di Red Bull risponde con molta empatia, ma poca informazione. Il mondo sportivo ha perso un atleta di alto livello. Noi della Red Bull abbiamo perso un amico di vecchia data che ci era molto caro. Nessuno sa quanto ammontasse il cachet di Gegenschatz per quello che è diventato il suo ultimo salto. Sul sito internet troviamo un link della fondazione Wings for Life, Ali per la Vita, che sostiene la ricerca sulla paraplegia. La paraplegia deve essere guaribile. Wings for Life. Wings for Life. La fondazione è stata creata da Dieter Mateschitz, il proprietario di Red Bull. Red Bull è totalmente focalizzata attorno alla figura di Dieter Mateschitz. L'unico interlocutore è lui. Se rifiuta di parlarvi, nessun altro lo farà. Per farci un'opinione personale sul proprietario di Red Bull, ci rechiamo a Marialm, dove Dieter Mateschitz possiede una proprietà con eliporto privato. È qui che risiede quando non è a Salisburgo o sulla sua isola privata nel sud del Pacifico. La rivista Forbes stima la sua fortuna a quasi 7 miliardi di franchi svizzeri. Mateschitz ha fama di essere molto esigente, o peggio ancora, capriccioso. C'è una specie di codice di condotta che è stato stabilito dal grande capo. Bisogna essere sempre molto cortesi, vestire in modo casual ma sempre impeccabile, non bere mai in pubblico. Questi sono degli aspetti positivi. Si avverte comunque un certo autoritarismo e un comportamento un po' settario da parte dei dipendenti della Red Bull. Una volta ho sentito dire che la Red Bull è un misto tra Bhagwan e Ikea. La verità dovrebbe trovarsi da qualche parte nel mezzo. Dieter Mateschitz è nato nel 1944, è scapolo e ha un figlio. La sua grande passione è l'aviazione. A Salisburgo possiede una collezione di aerei da guerra, tra cui un elicottero da combattimento e quattro Alpha Jet, tutti rigorosamente dipinti con i colori della Red Bull. Mateschitz non solo vive come un oligarca, ma si comporta anche come tale. Questa almeno è l'impressione di Michael Nickbaksh, che qualche anno fa ha pubblicato un articolo dal titolo «Red Bull ti massacra». L'articolo descrive l'incontro con il proprietario di Red Bull. A quel tempo il giornalista stava conducendo delle ricerche per la biografia di Mateschitz e aveva contattato la madre, un fatto che il miliardario non aveva per nulla gradito. Mi sono presentato tendendogli la mano, ma lui ha detto: ha molestato mia madre, ha messo il naso nella mia vita privata, è intollerabile. Ho tentato di giustificarmi dicendo che non era questa la mia intenzione, ma lui ha ripetuto che non lo tollerava. Mi ha minacciato dicendo che finché a Mosca ci fossero stati degli sgherri che rompevano le rotule per 500 franchi, non sarei stato al sicuro. Le rotule del giornalista restano intatte e Mateschitz gli scrive una lettera in cui deplora l'incidente, senza tuttavia scusarsi formalmente. La gente mi chiede ancora di questo incidente. Non capita tutti i giorni in Austria. È un incidente rivelatore? Sì. Rivela che Mateschitz è il solo a decidere ciò che il mondo ha il diritto di sapere su di lui. E cioè, assolutamente nulla.
Facciamo ritorno alla parete di Lauterbrunnen, nel canton Berna. Tra i numerosi base jumper che qui hanno perso la vita c'è Eli Thompson, un atleta professionista che faceva parte del team Air Force della Red Bull. Sul suo sito internet Red Bull presenta i suoi stuntmen come delle macchine volanti a cui ha messo le ali, e il pericolo è l'apice del piacere. Eli Thompson era un proximity flyer, e cioè un base jumper che vola il più vicino possibile alla parete rocciosa per consentire le immagini più spettacolari. Ma un giorno d'agosto del 2009 Thompson si avvicina troppo e muore sul colpo. Pochi minuti dopo l'incidente giunge sul posto un elicottero di Air Glacier. Il medico Bruno Durrer si cala dall'elicottero e raggiunge la vittima. Quella parete ripida si chiama Mönchbüffel. Sulla sinistra c'è una forcella rocciosa, è lì che è successo. Il base jumper si è lanciato dietro la forcella, aveva l'intenzione di attraversarla, ma è sceso troppo in basso e si è schiantato appena sotto. A 180 km all'ora il base jumper non aveva alcuna possibilità di sopravvivere. Non ha aperto il paracadute. Penso che fino all'ultimo pensasse di farcela a passare. Il trailer del film presenta Eli Thompson come un base jumper appassionato, un giovane padre molto fiero di far parte del team di Red Bull. Si sentiva invincibile durante le riprese del film. Ha realizzato il suo sogno. Sapeva che la famiglia aspettava il suo ritorno. Ho parlato con lui su Skype 2 ore prima della sua morte. Era raggiante. Il film che stava girando Eli quando è morto si intitola Human Flight 3D. Il trailer che è stato messo in rete contiene delle scene che a posteriori possono essere viste come presagi. Ho ancora il copione del film. C'è scritta l'esatta sequenza degli eventi, tutto ciò che è successo a Eli, come una premonizione. La moglie e la figlia di Eli hanno partecipato alle riprese. Il minimo che si possa dire del trailer è che il rischio non era certo ridotto al minimo. Non farlo, non sei obbligato, è una pazzia, un suicidio. Non fare il rammollito, dobbiamo testare i nostri limiti. Non sono il genere di persona che impedisce agli altri di realizzare i propri sogni. È ovvio che fossi preoccupata, molto preoccupata, ma ero pronta a lasciargli realizzare il suo sogno fino in fondo. Sara era cosciente dei rischi. Questi video dei voli di prossimità, come vengono chiamati in gergo, sono disponibili sul web. Questo volo, ad esempio, non ha nulla a che fare con la Red Bull. Quando Eli è morto, Sara era incinta di 8 mesi. Suo figlio Telen non ha mai conosciuto il padre. La figlia Tahani, invece, era presente quando è arrivata la terribile notizia. I miei piccini, i miei piccolini. Fire! Fire! Oh, I knew you'd go for those, Taylor. Mia figlia era in camera sua, aveva 21 mesi. Si è svegliata alle 7 di mattina e mi ha visto sdraiata a terra, che piangevo. Senza dire nulla mi ha portato un pacchetto di fazzoletti e ha detto: mamma, il bimbo è ok? Pensava che fosse successo qualcosa al bambino. Ho risposto: il bambino sta bene, ma papà ha avuto un incidente e non ritornerà più a casa. In un comunicato di Red Bull si legge: abbiamo sempre incoraggiato e sempre incoraggeremo gli atleti straordinari a raggiungere i loro obiettivi straordinari. Molti di questi obiettivi sono associati a piccoli rischi, altri invece a grandi rischi.
Con la parola incoraggiare, Red Bull fa sicuramente riferimento ai cachet versati agli atleti, cachet per i quali forniscono le immagini più spettacolari e per i quali sono disposti a mettere in gioco la propria vita. Queste immagini sono prodotte dalla Red Bull Media House prima di essere distribuite nel mondo intero. L'attività di Red Bull non consiste più nel vendere le lattine della bevanda, bensì nella commercializzazione del marchio Red Bull. Red Bull possiede i propri canali televisivi, le proprie riviste, il proprio settore cinematografico, la propria piattaforma di contenuti che fornisce foto e video gratuiti a diversi siti internet. Red Bull è un'impresa di marketing assolutamente geniale. Ha saputo riconoscere i bisogni dei giovani, soprattutto dei maschi, e ha saputo soddisfarli. È una macchina dai meccanismi molto ben oliati. Red Bull ha raggiunto l'apice sponsorizzando il salto di Felix Baumgartner dalla stratosfera. Grazie alla perfetta messa in scena e alle immagini corrette digitalmente, sembra di essere in un film hollywoodiano. Ecco che l'atleta di Red Bull diventa una star del cinema. Felix, puoi saltare quando vuoi. Ok, ora tocca a me. Il budget dell'operazione era di oltre 60 milioni di franchi, non proprio modesto, ma la trovata pubblicitaria è stata estremamente proficua. Si stima che nei 3 giorni successivi la copertura mediatica a livello mondiale abbia fruttato 7 miliardi di franchi. Anche spendendo tutta la sua fortuna in un colpo, Mateschitz non avrebbe mai potuto permettersi le prime pagine delle riviste e dei telegiornali del mondo intero. Come al cinema, il salto di Felix Baumgartner è gonfiato all'estremo. Lo si sente sfiorare la morte ad ogni istante. Nel commento del film si sente ad esempio: Felix ha infranto il muro del suono, ha perso il controllo. Il video a pagamento Space Jump, il salto dallo spazio, trabocca di esempi di drammatizzazione esasperata. Viene sottolineato continuamente il possibile fallimento dell'operazione, e cioè la morte. Non credo che la morte di Felix Baumgartner avrebbe causato troppi danni alla Red Bull. Certo avrebbero dovuto fornire delle spiegazioni per qualche giorno, ma alla fine avrebbero acquisito un eroe. E proprio negli Stati Uniti, che è il mercato più importante di Red Bull, la gente ama gli eroi, anche gli eroi morti. Ci troviamo a Squaw Valley, in California, nella mecca dello sci estremo, sponsorizzato da Red Bull. Rob Gaffney ci porta al monumento eretto in memoria del suo amico Shane McConkie, deceduto nel 2009 durante le riprese di un filmato per la Red Bull. I suoi amici lo hanno eretto in cima alla montagna che se l'è portato via. Questa è per Shane McConkie. Un anno dopo l'incidente l'abbiamo installata su questa vetta che abbiamo chiamato Cima McConkie. Dopo aver messo in rete il trailer nel dicembre 2013, Red Bull ha fatto uscire nelle sale cinematografiche il film dal titolo McConkie, 109 minuti di sci estremo in alta definizione. Negli anni 90 abbiamo spostato i limiti sempre più in là. Eravamo costantemente sul filo del rasoio, siamo stati noi i pionieri. Quando Shane McConkie firma il contratto con la Red Bull e si mette a fare acrobazie sempre più rischiose, Rob Gaffney e suo fratello Scott però non lo seguono. Quando Shane ha deciso di praticare il base jumping, mio fratello e io abbiamo smesso. Eravamo convinti che fosse troppo rischioso. Ben presto il canadese, grazie ai video pubblicitari, diventa il tipico eroe di Red Bull. Siamo in viaggio per Borrego Springs, nel deserto californiano. È qui che il padre di Shane trascorre l'inverno. Come suo figlio, anche Jim McConkie era un discesista professionista.
È lui che ha insegnato al figlio a sciare. È stato testimone della sua trasformazione e della spirale in cui cadono gli atleti dello sport estremo a causa dei milioni della Red Bull. Spesso Shane si stupiva vedendo i giovani. Osano fare cose da pazzi, migliorano di giorno in giorno. Si chiedeva fino a quando sarebbe riuscito a tenere testa ai suoi concorrenti. In questo ambiente dominato dalla paura e dall'adrenalina, nessuno parla mai di soldi. Sono stati i suoi cospicui cachet a spingere Shane a rischiare acrobazie sempre più ardite? Non so dove sia il limite. Proprio non lo so. Vedo quello che fanno questi ragazzi con le loro moto, con le loro motoslitte. Non so fino a che punto potranno arrivare. Red Bull fornisce la risposta sul suo sito internet. Alcuni li ritengono dei pazzi, ma sono i migliori. Sono ben più che atleti. Il loro sport non ha regole, non ha limiti. Il denaro alimenta una sorta di identità globale. Finanziando i suoi atleti a suon di milioni, Red Bull crea attorno a loro un'aura di gloria e trasmette in modo quasi contagioso lo stesso desiderio a coloro che li ammirano e vogliono imitarli. Molto prima che il film esca sul mercato, Red Bull diffonde su internet delle brevi clip delle riprese. Si tratta sempre di rischi estremi. Non so se riuscite a vedere le condizioni di innevamento là in basso, ma sono pessime. Comunque devo passare di qua per accedere alla parte divertente della discesa. Marzo 2009. Shane McConkie è su una parete rocciosa alta 300 metri nel cuore delle Dolomiti. È qui che girerà la prossima scena del suo film, l'ultima. Le condizioni non erano ottimali. Se fosse stato da solo, probabilmente si sarebbe detto è più prudente rimandare a domani. Ma poiché tutto il team delle riprese era pronto, è stato spinto a lanciarsi. Nel trailer si vede la traiettoria esatta dell'acrobazia di Shane. Due salti mortali indietro, prima di volare via con la tuta alare. Un salto estremamente pericoloso che gli è stato fatale. È stata la tragedia più grande della mia vita. I figli non dovrebbero morire prima dei genitori. È terribile. Shane McConkie lascia una figlia e la moglie Sherry. Inizialmente Sherry aveva accettato di rilasciare un'intervista, ma poi ha rinunciato a parlare con noi a causa delle pressioni da parte di un responsabile di Red Bull. Ho consigliato a Sherry di non rilasciare l'intervista e lei ha accettato. Qualche giorno più tardi la incontriamo a Squaw Valley in occasione di una manifestazione commemorativa per le vittime dello sport estremo. Anche se a malincuore, rifiuta di nuovo di farsi intervistare. Dopo aver voltato le spalle agli sport estremi, Rob Gaffney ha intrapreso gli studi di medicina. Oggi è psichiatra e nel tempo libero cerca di richiamare alla ragione i drogati di adrenalina. Molti giovani della regione diventano ben presto degli sciatori provetti, sono abituati alla montagna, ma non sempre sono consapevoli dei rischi che corrono, fino al giorno in cui commettono un errore che poi pagano a caro prezzo. È domenica a Squaw Valley. Assistiamo alla cerimonia di premiazione di una gara di giovani freerider. Rob Gaffney ha fondato un'associazione che lotta contro i rischi sconsiderati. Ha chiamato l'associazione Sport Jevity. Conferisce un premio allo sciatore più assennato, un simbolo contro il sistema della Red Bull. Yeah, buddy. Yeah. Take that, baby.
Gli sportivi estremi stanno aumentando. All'epoca erano solo uno o due i fanatici che correvano dei rischi sconsiderati, mentre oggi ce ne sono a centinaia. Quando uno si ritira, ce n'è subito un altro che prende il suo posto. Due anni dopo la morte di Shane McConkey, il proprietario della Red Bull, Dieter Mateschitz, spiega così la sua strategia pubblicitaria all'agenzia di stampa americana Bloomberg. Il pericolo più grande per un prodotto di marca è il disinteresse dei consumatori. Tutta la Red Bull gira intorno al fatto di avere le ali, di spingersi oltre, di superare i limiti. La gente va pazza per queste cose. La nostra voce interiore ci dice «voglio rifarlo» e poi «bevi Red Bull». È il nostro cervello a fare queste associazioni. È moralmente accettabile? No, non credo. Per quanto mi riguarda, mi chiedo sempre cosa ne penserei sul letto di morte. Sarei in pace con me stesso se fossi implicato in questo genere di attività? Se avessi guadagnato milioni sotto contratto con Red Bull, non credo proprio che sul letto di morte sarei in pace con me stesso. Al Festival Internazionale del Film di Berlino le questioni morali sono al centro dell'attenzione, almeno nei film in concorso. Non succede lo stesso dietro le quinte, dove ci si impegna a firmare contratti lucrativi. Come molte altre case di produzione, la Red Bull Media House presenta il suo catalogo al mercato europeo del film. McConkey, il film il cui protagonista è morto durante le riprese, viene pubblicizzato in grande stile. Ma i manifesti e i volantini non fanno alcun accenno alla sua tragica fine. Il team di Red Bull dichiara con orgoglio che il film era in selezione al Festival di Tribeca a New York. Avviciniamo il responsabile del settore cinema di Red Bull. Ho una domanda. Quest'uomo è morto mentre eseguiva delle acrobazie per la Red Bull. Lo slogan del film è «La vita è una sola, vivila». Non crede che sia un po' cinico? Shane McConkey, il film era in gara a Tribeca. Ma McConkey è morto. È vero. Non è un problema per lei? Lasciamo che sia il pubblico a giudicare. Non è stato il solo a morire. Mi scusi. Come la promozione della bevanda gassata, anche la promozione del film non sembra avere limiti. Quest'altra clip incalza. Ecco la top 10 delle cadute libere più incredibili. Questo atleta di Red Bull salta dall'aereo senza paracadute. Ancora una volta gioca apertamente con la morte. Travis Pastrana. In condizioni di freddo polare, Travis si butta dall'aereo a 3.800 metri di altitudine. Mette la sua vita nelle mani dei suoi colleghi. Se non riusciranno a prenderlo in tempo, il re dei drogati di adrenalina andrà incontro a morte certa. Benvenuti nel mondo di Red Bull. Nel settore del marketing le questioni etiche sono fondamentali. Come dormire sonni tranquilli quando si induce la gente ad acquistare dei prodotti di cui non ha bisogno per impressionare altra gente di cui non le importa niente? Ma l'umanità è fatta così. In effetti si tratta di pericoli mortali ed è questo che è eccitante. Naturalmente non se ne parla mai, ma a livello inconscio tutti ne sono consapevoli. In fondo, ad affascinare è proprio il rischio di morire. Si spingeranno talmente lontano che c'è solo da sperare che la gente finisca per esserne disgustata. E se il pubblico mostrerà disinteresse, per la Red Bull sarà controproducente continuare. Ma sarà troppo tardi per Willy Gavinschatz e per gli altri, morti facendo acrobazie per la Red Bull. Speicher, Canton San Gallo. È qui che riposa Ueli Gegenschatz. Il suo necrologio recita: Ueli si è avvicinato al suo sogno di volare. Ora ha spiegato le ali per l'eternità.
Parlavamo spesso della morte, ma secondo me non avrebbe mai immaginato di fare una fine simile. Se il paracadute non si fosse aperto avrei anche potuto capire, ma con quel salto da una torre no, no. La tomba di Ueli è decorata con due ali, ma non sono quelle di Red Bull.